Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Eccoci di nuovo qui con le nuove anticipazioni di Terra Amara, che anche questa volta non portano notizie piacevoli. Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate che ci faranno compagnia nelle prossime settimane. Ma prima, se vi va, potete iscrivervi al canale per ricevere altre anticipazioni. E se questo video vi è piaciuto, al termine mettete un bel mi piace, lasciateci un commento e diteci che cosa ne pensate. Grazie! E ora, iniziamo! Demir torna a casa a cercare sua madre, ma nessuno sa dove si trova. C'è chi ipotizza si trovi al club, e quindi l'uomo decide di andare lì, dove spera che Unkar possa firmargli un documento. Nello stesso momento, Yilmaz si trova proprio a casa Yaman, sperando che Zuleya lo perdoni. Lei però prima lo respinge, poi accetta di incontrarlo in privato nella vecchia casa di Sermin, insieme ad Adnan. Lì i due innamorati fanno la pace. Nel frattempo, una frastornata Beice vaga per il paese, costeggia il fiume e lancia nell'acqua il pugnale con il quale ha ammazzato Unkar, poi con una pseudo-espressione serena si reca al club. Lì, poco dopo, arriva proprio Demir, alla ricerca di sua madre. Le donne, però, gli dicono che da lì non è passata. Beice intanto ripensa a quello che ha fatto. Ha ammazzato Unkar, spostato il suo corpo, poi le ha tolto tutti i gioielli che indossava, con la speranza di inscenare una specie di rapina finita male. Demir, preoccupato, va in azienda ma scopre che anche lì nessuno ha visto sua madre. Nel frattempo, alla tenuta Yaman, Ghafur scopre dalla giovane Noor che è ricercato dalle guardie. L'uomo teme che sia stato denunciato per l'omicidio di Atip, per questo motivo lo vediamo nascondersi qua e là. Scoprirà più tardi che il comandante delle guardie lo cerca per il suo passato nell'esercito, per il fatto di aver disertato, cosa che lui giura di non aver fatto. Per lui comunque niente carcere. Più tardi, Demir torna a casa di sua madre, ma nessuna notizia. L'uomo va in camera da letto della donna e vede la lettera che lei gli ha scritto. Leggendola, scopre che sua madre ha deciso di sposarsi con Fekeli e per questo Demir pensa che forse la donna si trovi da Ali Ramet e lo raggiunge nella sua azienda. Lì però scopre che neppure Fekeli sa dove si trovi sua madre e Ali Ramet a sua volta scopre che la sua amata è sparita nel nulla. Demir e Fekeli così raggiungono la tenuta Yaman e insieme organizzano le ricerche di Unkar. Sono disposti a cercare ovunque, in ogni angolo del paese. Comunque, pare sempre più evidente che deve essere successo qualcosa di grave. Sani ha un'idea, quella di girare con un megafono in paese e spargere la notizia. Ciò viene fatto e, in questo modo tutti gli abitanti di Kukurova vengono a sapere che Unkar è scomparsa, compreso Yilmaz che, non appena lo sente, si precipita alla tenuta Yaman per offrire il suo aiuto. Della scomparsa della donna lo vengono a sapere anche Mujgan e Fikret, che in quel momento, a causa di un incidente di uno degli operai di Fekeli, si trovano insieme in ospedale. Nel frattempo, alla villa già si piange e si teme il peggio, e anche la povera Amine appare agitata. Poco più tardi alcuni uomini si precipitano da Demir. Uno di loro ha trovato la sciarpetta che Unkar portava al collo. Subito Yaman parte insieme a Ghafur e ad alcuni suoi operai, per cercare ancora sua madre, e questa volta, nei pressi del vecchio tempio, dove è stata uccisa Demir, trova il corpo senza vita di sua madre. L'uomo non crede ai suoi occhi. Sua madre è morta, e lui crolla nella disperazione più totale, e come lui. Anche Ghafur, che scoppia a piangere. Gli uomini caricano il corpo della donna sulla camionetta e la riportano a casa. Zuleya e Sanie, nel vedere Unkar morta, restano sconvolte, quasi non credono ai loro occhi. L'intera villa piomba nel dolore e nella disperazione più totale. In quel momento arriva Fikret che vede tutto. Il ragazzo va via e raggiunge suo zio e Yilmaz che, con alcuni uomini, stanno battendo una zona alla ricerca della signora Yaman. Fikret a questo punto annuncia ad Ali Ramet che purtroppo Unkar è morta. Questo è un colpo al cuore, anche lui crolla e urla per la troppa sofferenza. Demir ha posato sua madre sul suo letto e, accanto a lei, piange. Zuleya invece è accovacciata in un angolo della stanza, e anche lei è distrutta. La triste notizia arriva anche al club, e le donne,
amiche di Unkar, sono sconcertate. Anche Sevda, che si trova lì, ne viene a conoscenza, e ovviamente pure Beice, che finge di esserne stupita. La donna ora sa che, con il ritrovamento del corpo della signora Yaman, inizieranno anche le ricerche del suo assassino. Dunque, da questo momento deve recitare bene la sua parte. Nel frattempo, Ali Ramet, accompagnato da Fikret, arriva alla villa dove raggiunge la camera in cui si trova la sua amata. L'uomo si stringe a Demir, e piangono insieme. Poi Demir si sposta e gli fa spazio, permettendogli di stare accanto ad Unkar. L'uomo esterna tutto il suo dolore. Mujgan invece torna a casa, dove si trova dinanzi ad una scena fin troppo toccante. Gulten, infatti, piange disperata tra le braccia di Cetin e dice che la sua signora l'ha abbandonata. Mujgan capisce ciò che è accaduto, ma chiede conferma a Cetin che le risponde positivamente. Unkar purtroppo è morta. Gulten poi corre via e chiede al suo fidanzato di portarla subito alla tenuta Yaman. La ragazza ha il cuore spezzato, perché per lei Unkar era come una mamma. La donna, infatti, l'ha sempre trattata come una figlia e non vedeva l'ora di organizzare il suo matrimonio, cosa che purtroppo non potrà più fare. Mujgan resta quindi sola, ma subito dopo torna Beice. Le due donne parlano di quello che è successo. Beice, dinanzi alla notizia della morte di Unkar, pare assai rilassata, a tratti sollevata, e Mujgan, che ricorda benissimo come sua zia si arrabbiò quando seppe che Fekeli e Unkar avevano deciso di sposarsi, capisce subito tutto. Sua zia è una spietata assassina. Se il video ti è piaciuto, per cortesia metti un mi piace, e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, per non perdere nessuna anticipazione come questa.